Controlli svolti, documenti consegnati, come annunciato, si è svolta oggi l'ispezione della Comtec, la Commissione Tecnica di Controllo sui Conti, inviata dalla Federbasket nella sede della Pallacanestro Cantù a Cermenate. La società, con uno stringato comunicato, ha spiegato che si sono regolarmente svolti i controlli della Comtec presso gli uffici di via Matteotti e che è stata fornita agli ispettori tutta la documentazione richiesta per le verifiche del rispetto delle norme federali. Non ero presente oggi, ha spiegato Tony Cappellari, general manager dei Bianco-Blu, ma rassicura, siamo tranquilli. Gli stipendi dei tesserati sono stati pagati, così come sono state sanate altre situazioni. Cappellari annuncia poi un incontro in programma per domani con il presidente della FIB, la Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci. Dal fronte societario a quello sportivo, la Pallacanestro Cantù comunica inoltre che l'atleta Christian Burns non è sul mercato. La società, si legge nella nota, si ritiene molto soddisfatta dell'impegno dimostrato dal proprio tesserato e non intende privarsene.